La ex tronista transgender conferma via social in forma ufficiale la fine della sua relazione con l'uomo conosciuto in trasmissione. Ecco le sue parole. Dopo settimane di dubbi e speculazioni da parte dei più appassionati gossipari, la ferale notizia è arrivata. Questo pomeriggio Andrea Nicole, la prima tronista transgender della storia di Uomini e Donne, ha confermato una volta e per tutte in modo inequivocabile la fine della sua relazione con Cyprian Aftim, il ragazzo conosciuto all'interno della trasmissione di Maria De Filippi. La news arriva via Instagram Stories, con un comunicato ufficiale della bella Andrea dove l'ex tronista dice la sua sulla rottura sentimentale, mettendo così la parola fine una volta e per tutte ai rumor circolati online. La ragazza, in effetti, ha tenuto a sottolineare che ormai, alla luce delle numerose domande che riceveva da parte dei suoi seguaci, non aveva più senso nascondersi. Ecco come la ex tronista si è sfogata con i suoi follower rispetto a quanto accaduto. Eccomi a voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo. Ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c'era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l'illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa. E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere pezzi di me rimasti. Chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo. So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c'era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l'unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto, la fine della nostra storia. Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete splendidi. Vi voglio bene, Andre.